Nei precedenti episodi di Little Nightmares, Six è una bimba di 9 anni intrappolata in un enorme sottomarino chiamato The Maw. In questa sorta di gigantesco hotel-ristorante, gli ospiti, delle orribili creature che davvero poco hanno di umano, sono consumati da un'incredibile fame e il piatto forte del loro macabro menù sono proprio i bambini. Nella sua fuga, Six fa conoscenza con dei piccoli esserini all'apparenza pacifici chiamati Nones e del terribile personale che gestisce The Maw. Ed ora andiamo avanti con la storia. Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati nel quarto capitolo di Little Nightmares. Stiamo per affrontare le sale degli ospiti. Mamma mia ragazzi, cioè, guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. Devo dire che... No! Guardate! Siamo... Cos'è quella? Una nave? Siamo immersi! Che figata! Che figata! Così praticamente saliamo al ponte di sopra. No, ragazzi, guardate che meraviglia sta ripresa. Quindi praticamente sono tutti gli ospiti che stanno entrando. Però la cosa, ragazzi, un po' mi preoccupa perché nella storia praticamente ho letto che questa imbarcazione praticamente esce fuori, cioè questo è un sottomarino, no? Esce fuori una sola volta l'anno, quindi mamma mia, spero che non rimarremo poi bloccati per un altro anno. Ah, quindi lì sono gli ospiti, guardate. Niente, praticamente... La storia dovrebbe essere che questi ospiti sono qui fondamentalmente per sfondarsi di cibo. Per il resto, penso che molte cose le capiremo nel capitolo finale. E magari poi, se appunto avrò modo, appunto, se questa serie vi sarà piaciuta, vi starà piacendo, magari farò anche un video sulle teorie, su, insomma, sul significato di questa storia. Mamma mia, cioè bisogna dire che rispetto a... guardate ragazzi, guardate, quella è la padrona, è la lady, almeno non so come sia stata tradotta in italiano, ma quella è la lady, quella praticamente è la, se ho capito bene, è la padrona di tutta la baracca. Un po' sembra un po' una geisha giapponese, vero? Guardate. E se non sbaglio, ragazzi, è la prima cosa che abbiamo visto come siamo entrati. Cioè noi come siamo entrati abbiamo visto subito un volto di donna. Che secondo me comunque era lei. Bisogna sempre fare molta attenzione ai primi minuti di gioco dei vari giochi, perché di solito vi danno degli spoiler piuttosto interessanti. Però, ciccina, ecco, brava, che sei magrolina. No, ragazzi, qua si ingozzano. Che buona, sembra quella della Lola. Piccola osservazione, lo chef è assolutamente inutile, perché questi, guardate, cioè, ingurgitano pezzi di carne cruda. Ma che senso ha allora lo chef? Oddio! Oddio!
No, che brutta cosa. No, questo ci mangia proprio, ragazzi. Stiamo pian piano scivolando. Dai ragazzi, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Salta, salta. Sì, vai. Oddio, questo si arrampica. Ok, questo l'ho visto nel trailer. Quindi... Ciao tizia! Mamma mia ragazzi, che bella sta scena. Guardate... Cacchierola. Guardate che bella sta scena. Guardate che meraviglia che ha sta scena, ragazzi. Whoop. Dobbiamo darci una bella spinta. Una super spinta. Direi... Wow, ci siamo. Ok. Fantastico. Prossima stanza. Mamma mia. Speriamo che non arrivi nessuno. Oh my god. Gnomino! Ok. Andiamo a vedere gli gnomini qua dietro. Immagino ci siano gli gnomini, eh. Sì, ciao gnomino! Potrebbe essere da arrampicarci lì sopra. No, eh. Vai ragazzi! Oh, cacchiarola! Dai, dai che ce l'abbiamo fatta! No, scherzavo? Forse mi devo... No, era troppo semplice. No, non mi dite che me la devo rifare tutta. Maledetta tavolata di ciccioni malefici, mangia bambini. No, non mi avrai, non mi mangerai. Oh, ce l'abbiamo fatta. Allora, adesso... Ui, ce l'abbiamo fatta. Oh, grazie. Ok. Allora, adesso... Ui! Ok. Ciao! Ah, di nuovo? Devo rientrare lì? Oh my god, ragazzi! Ah! Ci vogliono mangiare, ci vogliono mangiare! No, non è stata una bella idea. Saltiamo di qua. Salta, salta! Salta! Come se non ci fosse un domani. Op! Vai ragazzi! Oh my god, ce l'abbiamo fatta.